Tra le varie associazioni che ci sono ad Atessa, una particolarmente interessante è quella che si dedica alla cura e all'attenzione delle varie manifestazioni motoristiche, il Ferrari Club, che è sorto ad Atessa da diversi anni. Parliamo con il presidente di questo Ferrari Club, il signor Piero Stefano. Ci vuole fare una piccola cronistoria di questo Ferrari Club? Certamente, certamente. Niente, il Ferrari Club è nato da 7 anni, dal febbraio del 1998, dalla volontà di un gruppo di amici, niente, che abbiamo questa passione, di seguiamo da tempo la Ferrari, allora ci siamo detti perché non creare un club, visto che in Italia ce ne stanno tanti, la passione nostra era abbastanza forte, allora ci siamo messi in mente questa cosa. Niente, abbiamo fatto la richiesta alla Ferrari, cosa che dopo di un mese hanno accolto la nostra richiesta, e quindi dal 98 noi siamo un club ufficialmente riconosciuto dalla Ferrari. Da lì è partita il discorso di tutta la sede, voluta espressamente per il fatto di far conoscere, di trasmettere questa nostra passione anche agli altri. E niente, dopo 7 anni posso dire che ci stiamo riuscendo, non ci siamo ancora riusciti definitivamente, però stiamo per la strada buona. E il discorso è che questa sede, è, oltre a essere un Ferrari Club, è un punto di ritrovo. Tengo a sottolinearlo questa cosa perché è una cosa importante, per il fatto che tanta gente che non è né appassionata come noi per la Ferrari ha piacere di passare delle giornate, delle ore, la sera oppure specialmente durante l'inverno, per stare qui insieme a scambiare chiacchiere, varie festicciuole, insomma queste cose qui. Quindi il discorso va al di là della Ferrari, della Formula 1 e tutto. Questo è un buon risultato, l'abbiamo avuto anche nel fatto che tanta gente che prima i Gran Premi, la Ferrari, la Formula 1 e tutto, non sapeva neanche che cos'era, adesso li vedi lì presi a parlare, a discutere dei vari problemi, dei vari cambiamenti, insomma si discute proprio di Formula 1 e poi la cosa bella è che sono tutti tifosi Ferrari. Club privato che in fatto di iscrizione è sempre più numeroso, i soci sono quasi 200 mi sembra. Sì, questa è una grandissima soddisfazione personale innanzitutto e in più della gente che ho intorno, perché tutto questo non è che riesco a portarlo avanti da solo, ho un gruppo di persone che mi stanno dietro e di conseguenza andiamo avanti. Noi siamo partiti alla grande dal primo anno, attestandoci sui 230-240 iscritti, e stiamo continuando a avere queste cifre, nonostante gli anni passano, continuiamo a avere queste cifre qui. Bisogna avere dei requisiti particolari per poter essere ammessi a questa ristretta cerchia di Ferrari Club che ci sono in Italia? Questo sicuramente, perché prima che la Ferrari ti riconosca come Ferrari Club ufficiale, chiede un sacco di documenti, un sacco di informazioni, e solo se tutto è come loro vogliono ti riconoscono come Ferrari ufficiale. Le attività del club non si limitano soltanto alla visione dei Gran Premi, fate anche altro. Sì, noi abbiamo delle tappe fisse, che sono quella di organizzare pullman per andare a vedere sia il Gran Premio di Imola,
il Gran Premio di Monza, il Motor Show a dicembre a Bologna, e poi abbiamo anche almeno una tappa, almeno una tappa all'anno andiamo fuori. E quest'anno la tappa per andare a seguire un Gran Premio fuori sarà quella di Monte Carlo. Secondo lei i Gran Premi erano più interessanti una volta, dove però la Ferrari non è che vincesse sempre, o magari adesso dove la noia è quasi più totale perché alla fine vince sempre lo stesso Schumacher? Sì, come tifoso ti dico che mi piace più questa Ferrari di adesso, questa Formula 1 di adesso, perché ci vede vincitori, però questo dobbiamo tenere conto del fatto che la Formula 1 di prima era molto più... più umana, diciamo. Adesso si va troppo sull'elettronica, però io quello che tante volte mi trovo a discutere, sì, è vero che adesso c'è tanta tecnologia, però il progresso è questo che ci porta avanti così. Noi questo progresso che hanno, che la Formula 1 scopre, alla fine i benefici ne usufruiamo anche noi sulle nostre macchine di tutti i giorni, quindi sarebbe un po' non accettare questa Formula 1 sarebbe come non accettare il progresso che c'è. E quindi sì, sicuramente prima era più spettacolare, più umana, però io la preferisco questa di adesso. La sede è abbastanza capiente, ci sono vari cimeli della Ferrari, ce ne vuole descrivere qualcuno? Sì, in particolare cioè, la maggior parte riguardano la Ferrari, essendo un Ferrari Club, quindi poi niente, hanno dei significati diversi, però alla fine testimoniano il nostro affetto per la Ferrari. Che lei sappia, di Ferrari Club in Abruzzo sono anche da altre parti? Sì, che io so c'è uno vicino a Scafa e ce ne dovrebbe essere uno a Pescara, da poco inaugurato, in quest'anno è stato inaugurato. Poi ce ne sarà anche qualcun altro, sinceramente, però non ne sono a corrente. L'età media dei vostri iscritti è all'incirca la sua, o ci sono anche magari più anziani, più giovani, donne? Ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché ti dico che il mio iscritto più piccolo ha 4 anni e quello più grande ce n'ha 81, quindi potrei ben capire che è una fascia molto larga di età, appunto per il discorso che facevo prima, che questo non è un club espressamente per seguire la Formula 1 in per sé, la Ferrari, ma è un punto di incontro, un punto dove si sta bene, dove si passano le giornate, dove si organizzano delle feste, dove si organizzano delle gite, e quindi ci abbiamo tutti i tipi di persone, tutti i tipi di età.
qualche contributo da parte di enti pubblici li avete oppure è tutto fatto grazie alle vostre tasche? Purtroppo non abbiamo nessun appoggio e tengo a precisare soprattutto innanzitutto dalla Ferrari. La Ferrari ti riconosce come club ufficiale, appena vai al di là di quello che sono le sue regole ti cancella dall'albo ufficiale, quindi vuole che devi essere in un certo modo. Però con questo continua a non darti niente, a livello, cioè non tanto per il discorso dei soldi, ma anche per un discorso di gadget e tutto il resto. La Ferrari non ti dà niente, non ti chiede niente, ma non ti dà niente. Le altre istituzioni pubbliche non hanno motivo di finanziarci, di conseguenza è quello che noi cerchiamo durante l'anno di organizzare più eventi in modo tale da poterci garantire il futuro del club. Maurizio Floch è uno dei soci sostenitori di questo Ferrari Club di Atessa. Poco fa il presidente Stefano citava varie manifestazioni che voi realizzate nel corso dell'anno. Puoi essere più chiaro in questo? Sì, le manifestazioni che si svolgono in questo club sono soprattutto rivolte naturalmente a gare di Formula 1, ma oltre a questo ci sono insomma tanti altri eventi che organizziamo. Tra questi posso citare che tra alcuni giorni qui ad Atessa si terrà precisamente il 7, 8 e 9 maggio un raduno di amici ferraristi organizzato dal Comitato Vini e Motori che sicuramente potrà dare lustro al nostro club e anche alla nostra città. Come si svolgerà? È un raduno nazionale, quindi verranno Ferrari da tutta l'Italia e avrà come base principale Atessa per poi svolgersi in tutti i comuni adiacenti al nostro territorio e in particolare nelle cantine dove si farà una degustazione di vini. E queste cantine ci ospiteranno per l'occasione e avranno modo di far degustare i vini della zona a questa gente che arriva da tutta Italia, come dicevo prima. E insomma, quindi si svolgerà in 3 giorni, avremo la possibilità di far vedere queste macchine naturalmente a tutti i cittadini di Atessa e di altri 30 comuni che più o meno saranno interessati. E speriamo insomma, che sia una bella manifestazione. Ricordiamo che questo club non è assolutamente un circolo a numero chiuso, vero? Chiunque può iscriversi. Certamente, tutti quanti possono iscriversi e per partecipare a questo club non solo come appassionati di Ferrari ma di motori in genere e in più voglio ricordare che è anche un punto d'incontro quindi per scambiare delle idee o magari delle passioni o degli hobby e quindi dal ragazzino all'anziano si possono iscrivere e stare qui con noi, passare insomma delle ore insieme. Solo come appassionati di Ferrari, ma di